And now I give the floor to Minister Lamboriese. Thank you, Luciana. Grazie Fernando per aver organizzato questo incontro che dopo quello di Atene del 20 marzo ci ha consentito di aggiungere un altro tassello che consolida il fronte dei paesi mediterranei dell'Unione Europea. Il gruppo MED 5 ci vede uniti e pronti anche in vista del prossimo semestre europeo a guida francese per portare avanti al meglio la trattativa in corso a Bruxelles con controproposte che rendano il patto immigrazione e asilo presentato dalla Commissione più equilibrato nella sua stesura finale. L'immigrazione non è un fenomeno congiunturale, è un fenomeno strutturale che ci accompagnerà ancora per molto tempo e che va affrontato con strumenti e meccanismi adeguati. Servirà altro tempo e molto impegno per mettere a punto meccanismi finalizzati a non far ricadere l'onere della gestione dei flussi migratori soltanto sui Paesi membri che si trovano a presidiare la frontiera esterna dell'Unione Europea. L'Italia non ha fatto mai mistero che nella proposta del patto fin qui elaborata ci sono punti per noi, ma per noi Italia, ma per noi Paesi MED 5, ancora inaccettabili. Tuttavia il nostro Paese ha sempre mantenuto una posizione dialogante e costruttiva a livello politico, nei tavoli tecnici, per garantire che venga raggiunto quell'imprescindibile punto di equilibrio tra responsabilità e solidarietà, in assenza della quale la politica europea di gestione dei flussi migratori non potrà avere un futuro. Con gli altri ministri dei paesi mediterranei dell'Unione abbiamo convenuto sul principio secondo il quale il dialogo con i paesi terzi rimane uno degli strumenti principali per affrontare il fenomeno migratorio alla sua radice. E abbiamo anche sottolineato la necessità che i piani europei di partenariati strategici con i paesi terzi siano sempre più ispirati a principi di concretezza, operatività e possano contare su adeguate e ambiziose risorse finanziarie. Nella cornice di questi partenariati con i paesi terzi, l'aspetto dei rimpatri europei risulta strategico. Una maggiore proiezione esterna, anche politica, dell'Unione Europea è del resto sempre più necessaria, come è stato dimostrato anche dalla recente crisi afghana, in relazione alla quale abbiamo avuto tutti un impegno secondo le proprie possibilità e l'Italia in particolare ha accolto circa 5.000 profughi dall'Afghanistan. Dopo la riunione di oggi posso dire che l'Italia non è più sola su queste posizioni e di questo ringrazio davvero Fernando per aver voluto riunirci ancora una volta e aver trovato una strada comune da poter portare avanti in Europa. E la prossima riunione sarà proprio quella del GAI il prossimo 8 ottobre. Grazie ancora per l'ospitalità. Grazie Luciana.